Secondo boss di Ashabomb, Badin, cazzo di nomi. Comunque, questo boss l'ho incontrato all'inizio nell'ultimo dungeon di livello 69. Fa determinate cose lì, qui ne fa altre, comunque è simile. Ora ve lo illustro. Allora, anche per cominciare, insomma, questo attacco così base non fa niente di che. Al solito bisogna evitare assolutamente queste pozzanghere, questi cerchi rossi, come li volete chiamare. Bisogna calciare la sua spell gialla, perché chi piglia di punta lo stunna e gli fa molto male. E in più, se finisce stunnato sopra sti cosi colorati, muore sicuramente. Che invece di fare il fuoco, lui che fa? Fa illuminare questi cosi. Poi va ucciso il minion assolutamente, perché fa un sacco di danni. E poi shot il tank a finire. Ecco, bisogna spostarsi e vedere da questa roba luminosa, perché uccide. Al solito bisogna cliccare la skill gialla assolutamente, è indispensabile questa cosa. E si continua a killare. Ecco, al solito bisogna evadere questi cerchi, perché fanno malissimo, ve lo garantisco. Poi fa queste bastardate sto boss, e qui quando lui blocca qualcuno dovrebbe pensarci un ranged. Ovvero un ranged dovrebbe bloccargli la skill gialla, qualcuno insomma che ci arriva a distanza. Qua al solito bisogna killare il minion più velocemente possibile. Perché fa malissimo. Oh, guarda se lo chi... Cioè, sto morendo per colpa del minion, raga. Assurdo. Come cazzo faccio? Siamo ritornati a rifare di nuovo il boss, perché siamo whippati per il semplice motivo che non hanno capito che devono uccidere il minion velocemente. Quel maledetto minion lì fa un sacco di danni. E proprio mi sciotta, cioè io ho 14.700 di armor e mi fa malissimo. E loro questa cosa la devono capire, se no si muore. Anzi, tutti la dovete capire, se no si muore. Cioè, guardate quanta vita mi ha levato quel minion.
enemies are coming for you. Awesome.